serate per Fabrizio Corona, che sta trascorrendo la sua prima estate fuori dal carcere così. Vado in vacanza dopo 7 anni e mezzo. Il re dell'estate torna nel suo habitat naturale, le vacanze. Dopo quasi un anno e mezzo di carcere, Fabrizio Corona prepara le valigie insieme al figlio Carlos. Destinazione Puglia. Ho scelto di chiudermi e stare lì da solo per pensare, scrivere e stare con mio figlio, perché forse oggi la cosa più importante che ho è devo pensare di tutto a lui. Le sue ultime vacanze erano state di lavoro. Eccolo in compagnia della fidanzata Silvia Provvedi mentre sfrecciavano in scooter per le viuzze di Capri. In questi giorni la cantante è volata prima in Sicilia e poi a Formentera con la sorella, ma Corona è rimasto a Milano. La proposta di matrimonio non è mai stata fatta. Insomma, poi ci passiamo 20 anni d'età, sono tanti. L'ex re dei paparazzi, che ha regalato anche la sua vita privata al gossip, forse non ha mai avuto davvero vacanze di relax. C'era uno storytelling disegnato da tantissimo tempo, ormai sono passati tanti anni e non mi vergogno a dirlo, lo sa anche lei. Era un po' tutto organizzato, un po' tutto scritto. Quel capitolo della sua vita ormai sembra chiuso, come tanti altri. Sto lavorando molto su me stesso, poi l'anima non lo cambi. Io sono questo e cambierò sempre questo, la mia follia rimarrà la mia follia. Corona è uscito di prigione il 21 febbraio. Dal giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha ricevuto l'ok per tornare a lavorare e usare i social. E ora ha anche il permesso di andare al mare come un papà normale, ammesso che voglia solo questo. Mi piacerebbe entrare in politica e lasciare il segno. Ho sempre detto che diventerò il prossimo presidente del Consiglio. Questa immagine...